Troppe indennità per le funzioni pubbliche ricoperte da sindaco, consigliere provinciale e presidente dei servizi sociali dell'Alta Irpinia, il consorzio che rappresenta 25 comuni. La Procura Generale della Corte dei Conti della Campania ha chiesto la citazione diretta in giudizio dell'ex sindaco di Teora, Stefano Farina, che dovrebbe restituire al comune di cui era sindaco e allo stesso consorzio la somma di 80.000 euro. L'indebita percezione delle indennità, secondo la Procura Contabile, avrebbe causato un danno erariale nei confronti dei due enti pubblici. In particolare, secondo l'accusa, l'ex sindaco dipendente di Poste Italiane avrebbe fruito di permessi retribuiti, giustificando le assenze dal luogo di lavoro con impegni istituzionali relativi all'esercizio dei rispettivi mandati. Da noi interpellato, Farina ha ribadito l'estrema correttezza delle sue azioni e la regolarità delle procedure seguite. L'ex sindaco fa risalire la vicenda a vecchie e inossidabili ruggini con l'attuale sindaco, che avrebbe denunciato la vicenda. Non ho alcuna intenzione di controdedurre alla Procura della Corte dei Conti, ha aggiunto Farina. Intendo invece andare fino in fondo, dimostrando l'infondatezza delle accuse e la mia più completa innocenza all'interno del processo.